rivedere oggi in questo mondo che racconta Giacomo, no? Continua ad essere importante, interessante, c'è una verità profonda, no? Nella vita di queste persone che Giacomo lo, come dire, lo riesce a essere nel ricettore, no? di questi mondi. Bisogna avere molta confidenza con le persone che si fidano di te, ti raccontano la loro storia, le loro vite, i loro desideri, i loro bisogni, no? Quindi bisogna fare, come dire, questo cinema è un cinema dirompente, dico io, no? Perché è capace di dire delle verità. Non solo di raccontare la realtà di quel quartiere, gli sfigati, le cose, ma la realtà di quelle vite, no? Però ti puoi drogare, puoi essere sciagurato, ma sai, no, che c'è qualcosa della tua vita importante che devi difendere, appunto, dagli altri. È questo che interessa. Parlare dei propri diritti, dei propri bisogni, di quello che si è. No? Il cinema, quando fa questa cosa qui, fa una cosa importante nella vita delle persone. In questo caso addirittura di un gruppo di persone che sta in un quartiere come Falchera, eccetera. E c'è il calcio, no? Che li mette insieme. E quindi che succede? Subito dopo il fatto che magari vedere oggi tutto quello che ha cambiato le vite di queste persone forse è molto interessante, molto importante.